Nel quartiere napoletano di Secondigliano, i carabinieri in un appartamento disabitato, in un complesso dove abita un noto personaggio ritenuto affiliato al clan Vanella Grassi, sono state trovate quattro pistole, oltre 200 munizioni di vario calibro, una bomboletta spray di lubrificante per armi e tre passamontagna. Da questa mattina nella zona si sta svolgendo un blitz di tutte le forze dell'ordine. Ieri, in un agguato in un bar del quartiere, è stato ucciso un uomo di 48 anni. I carabinieri hanno inoltre smantellato alcuni sistemi di videosorveglianza che sarebbero stati allestiti nei pressi delle piazze di spaccio. Effettuate perquisizioni anche nel complesso della Vela Celeste per cercare armi e droga. I militari, insieme ai vigili del fuoco, hanno poi demolito alcuni muretti che erano stati costruiti dagli spacciatori proprio per intralciare l'intervento delle forze dell'ordine. Nell'operazione sono stati impegnati gli uomini del gruppo di Napoli Centro, del battaglione Campania e dei nuclei radiomobile e cinofili di Napoli, con loro anche il nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano.